salutiamo dalla Valle dei Ronchi di Ala, sotto le Piccole Dolomiti, e stiamo vedendo la vendemmia del Pino Nero. Sono con Giulio Larker, che rappresenta questa nuova generazione di vignaioli che sta riscoprendo il valore di questa valle proprio dedicata alla vitienologia, potremmo dire alla vitienologia del passato e del futuro. Vediamo il Pino Nero, Giulio, un vitigno non semplice innanzitutto. No, non lo è affatto, è una tra le varietà più difficili da coltivare e poi anche da vinificare in realtà, ma qui parliamo di viticoltura. Qui siamo in una zona molto molto particolare, siamo in fondo alla Valle dei Ronchi, nello specifico siamo nella zona della Stella, siamo sotto Cima Levante, qui sopra abbiamo il gruppo del Carega, le Piccole Dolomiti che ci sovrastano e siamo in un impianto molto molto particolare. Un ambiente selvaggio per un vitigno che viene definito anche come selvaggio. Lo è, ci sono più affinità, diciamo, di quante si possano immaginare in un contesto di questo tipo e in una poi varietà che ha veramente delle singolarità. Ti vediamo impegnato nella vendemmia, innanzitutto sì. La massima cura del frutto. Senza dubbio, qui stiamo lavorando su più passaggi perché il prodotto matura non in maniera del tutto omogenea, per cui qui stiamo raccogliendo della base spumante, per cui il prodotto che è al giusto grado di maturazione lo portiamo in cantina, dopodiché attenderemo il successivo stacco sostanzialmente. Stiamo vedendo un primo stacco a cui ne seguirà un altro, quindi sì. Si aspetta che l'uva maturi? Sì, tra una decina di giorni probabilmente riusciremo a raggiungere il medesimo livello di maturità anche su quello che abbiamo lasciato in pianta e quindi ripasseremo sostanzialmente. Una scelta che potremmo definire giovanile, no, la tua, Giulio? Ce ne sono altri giovani e da chi siete stati ispirati? Allora, le ispirazioni sono tante, i giovani sono ancora di più. Si può dire che ci sia una primavera nel movimento vignaiolo, tanti ragazzi di giovane età, insomma, giovani enologi, ma anche persone che vengono da contesti familiari coinvolti nel mondo agricolo, che si mettono in prima persona a produrre, a vinificare e poi a proporre i propri prodotti. Questo è un progetto, questo in particolare della Stella di Levante, insomma, dei Ronchi, è un progetto che è nato qualche anno fa, era un'idea, era un sogno se vogliamo, poi è arrivata una progettualità molto concreta, molto determinata e alla fine siamo arrivati qui. E questo risultato si può dire che lo abbia raggiunto io in tandem con una persona che a me era particolarmente cara, che non c'è più perché questa primavera ci ha lasciato. E parliamo di Aldo De Biasi. Aldo era una persona entusiasta del proprio lavoro, un grande viticoltore, ha segnato per decenni la storia, diciamo, della parte viticola, del contesto viticolo nel territorio di Ala e poi nella Valle dei Ronchi, e a lui in qualche modo dedichiamo intanto questa zona che è molto singolare, molto particolare e lui l'amava molto, e anche poi una vendemmia come quella di quest'anno che è particolarmente riuscita e soddisfacente. Dietro i grandi progetti ci sono anche grandi maestri. Noi adesso, Giulio, scendiamo verso valle per fare visita a Maso Corno. Siamo con Giulio Larker qui nella Valle dei Ronchi di Ala, nel cuore della tenuta di Maso Corno. Come hai scoperto questo luogo? È stata una scoperta fulminea quasi, perché è stato un innamoramento pressoché immediato, 16-17 anni fa, quando qui c'erano dei piccoli impianti sperimentali di San Michele all'Adige, erano vecchi impianti di una quarantina d'anni fa ormai, di Pino Nero. E c'era un bellissimo maso e tanta tanta natura. Da allora di tempo ne è passato e di lavoro se ne è fatto tanto, tantissimo. Sono stati i primi 10 anni di sforzi veramente improbi per dare una struttura e per dare una capacità produttiva critica, se vogliamo, quindi sufficiente per costruire un'azienda vitivinicola fatta e finita.
quindi che parta dalla produzione di uve, la trasformazione e poi arrivi ad una commercializzazione autonoma. C'è una parola, Giulio, che utilizzi quando ti riferisci alla tua esperienza, che è la parola amore. Si tratta proprio di questo? Si tratta effettivamente di amore, nel senso che non saprei definirlo altrimenti e non c'è forse altro che in qualche modo giustifichi gli sforzi, la fatica e l'impegno di almeno i primi 10 anni veramente significativi in questo. È amore per un contesto, per una situazione, per un territorio che sa esprimersi molto bene e che mi ha dato la possibilità di crescere come vignaiolo in primis e come persona. Una vicenda che ti ha portato anche a cambiare lavoro, so che vieni da altri studi, da altre professioni e quindi ti ha cambiato effettivamente la vita. Noi stiamo vedendo questa tenuta e ci immaginiamo tutto il lavoro che ci sta dietro, il dissodamento, so che in parte il vigneto c'era già, ma poi tanto lavoro per conquistarne altro. Quali sono i vitigni? Abbiamo parlato del Pinot Nero, che è il vitigno principe di questa tenuta, ma poi cosa troviamo anche? Allora, qui avevamo inizialmente del Pinot Nero, qualcosa di Chardonnay, poi del Sauvignon Blanc, che ho piantumato io una 15 anni fa e sta cominciando a dare i risultati auspicati. Si tratta di storie che indicano come un vitigno trovi il suo territorio, le sue radici nel terreno, in quello che voi chiamate il terroir, che è una sovrapposizione tra il clima, le tradizioni, il tipo di terreno. Senza dubbio, è un mix di tutto quello che ci siamo appena detti. È forse la capacità di varietà chiaramente internazionali, quindi non originarie se vogliamo di questo luogo, di trovare in un contesto molto singolare, molto caratteristico come questo in cui ci troviamo, di trovare, ripeto, un proprio habitat e una propria situazione favorevole. Il Pinot Nero è una varietà particolarmente difficile e per quel che riguarda la parte viticola, quindi allevarlo, sia per quel che riguarda poi la parte di vinificazione. Quindi abbiamo avuto una grande fortuna, quello di essere in un contesto dove il Pinot Nero riesce ad esprimersi con potenzialità e capacità. Un contesto dove la natura e l'agricoltura si sposano un po', no? Sì. Quasi una sorta di incontro, anch'esso amoroso. Lo è. È una natura, diciamo, piuttosto prepotente. La viticoltura che si pratica qui è una viticoltura piuttosto estrema, se vogliamo, nel senso che è fatta ai limiti di quella che è la possibilità di espressione della piante e proprio per questo dà delle caratteristiche assolutamente uniche. Un posto particolare effettivamente anche per il tipo di allevamento delle viti che stiamo vedendo, che seguono questa tecnica che si chiama del ritocchino. Cosa consiste? Esatto. Allora, l'azienda è molto particolare, come dicevamo quando ci siamo incontrati, noi siamo su una specie di sperone di roccia dolomitico calcareo che è aggettante l'abitato di Ala. Siamo sull'intersezione di 3 valli, quella dell'Adige, la perpendicolare che è Valle dei Ronchi e una piccola qui alle nostre spalle che si chiama Valbona, che dà accesso alla proprietà. Noi siamo caratterizzati dal fatto di avere poco vegetale, quindi poca struttura vegetale dei terreni, molta substrato calcareo marnoso e delle pendenze, come dicevamo, significative. Abbiamo circa un 30% di pendenza, quindi la modalità di lavoro può essere, direi quasi esclusivamente, quella del ritocchino, cioè quello, cioè, di verticale. Esatto. No? Lungo la linea di massima pendenza. Questo aiuta sicuramente il drenaggio, per cui non ci sono ristagni, la ventilazione, l'irraggiamento, sono tutta una serie di caratteristiche che poi concorrono nella produzione di uve di qualità. Concludiamo questa descrizione con il fatto che qui non c'è l'irrigazione, no, quindi praticamente anche il vino si caratterizza per questo. Perché? Qui ci sono delle concentrazioni singolari, perché proprio perché la pianta non viene irrigata, si autogestisce in qualche maniera, per cui determina autonomamente il carico
di frutto che può sopportare e può portare ad una maturazione ottimale, e proprio per questo riesce a concentrare sufficientemente di modo che la produzione sia una produzione ricca, magari non particolarmente quantitativa, ma assolutamente qualitativa. Amici, vi abbiamo raccontato la storia di Giulio Larker, che è anche il coronamento di un sogno. Tanti anni di lavoro per insediarsi qui da giovane vignaiolo con questo progetto che è appunto quello del tuo Maso.